Che cos'è l'insalatiera delle bambole? Stavi cercando di imparare! No, giuro! Benvenuti a Vita Story! Io sono Anita! Io mi sono appena svegliata! Nuova challenge slime, questa volta invece di ingrediente piccolo versus ingrediente grande, avremo ingrediente normale! Cosa piccolissimo! Quindi avremo degli ingredienti in miniatura! Minuscoli! Wow, sarà troppo divertente! Questa volta però, invece di scegliere noi l'ingrediente grande... Li sceglie Merlino! No, li sceglieremo sempre noi, però bendati! Andiamo a pescare uno di questi fogli e qualsiasi foglio ci capita dovremo prendere l'ingrediente o normale o piccolissimo. Come sempre, alla fine della challenge vincerà chi avrà la slime più bella. Anche Merlino vuole fare la challenge. Quale scegli? Piccolissimo o normale? Tutti e due li vuoi tu? Non lo so chi vuoi tutti e due. Perché sei un mangiare come me? Ah! Merlino, sei un bacino, sei un bacino. Merlino. Oh, mamma mia. Basta! Merlino ha deciso che... Ah! Ok, Merlino è andato a giocare questo giochino. Comunque alla fine del video, come sempre, dovete votare. Votare chi vince in base alla bellezza dello slime e ai suoni ASMR. E alla simpatia di Vitale, sì! Mettetevi comodi, prendete patatine e popcorn e lasciate un mi piace se volete vedere altre slime challenge. A 15.000 mi piace faremo un'altra slime challenge. Pronti? Via! Primo round, vediamo chi inizia. Carta, forbice, sasso! Inizio io. Allora, io mi devo bendare. Vitale mette gli ingredienti qua dentro e poi io dovrò pescare, sempre da bendata, uno di questi due fogli. Vai. Una volta che l'ho pescato, dovrò vedere che ingrediente mi è capitato, se normale o piccolissimo. No, aspetta, li devo prima mostrare. Okay. Abbiamo questo, che è l'ingrediente normale. E questo, non so se si vede, che è l'ingrediente piccolissimo. Quindi mettiamo ingrediente normale e ingrediente piccolissimo. Si vede? Sì. Ok, allora mi devi passare i tuoi fogli perché devo mischiare tutto. E devo pescare. Ok. Poi. Allora, allora scelgo. Uno dei due devi scegliere. Scelgo questo. Vediamo. Normale! Quindi Vitale è piccolissimo. Che cos'è? Oh, che no! Cos'è? La ciotola! Io ho quella normale e quella piccolissima è... Come faccio a girare qua dentro io? È microscopica! Come faccio a fare lo slime qua dentro? Non vedo l'ora di vedere come farai a fare lo slime là dentro! Che cos'è? L'insalatiera delle bambole? Finora io sono in vantaggio. Viva la ciotola normale. Secondo turno, tocca a me. Quindi tu devi bendarti. Aiuto, che paura. Quindi lo posso appoggiare qui, Ok, vado a prendere il secondo ingrediente. Allora, secondo ingrediente abbiamo quello normale. Ok. E guardate un po', questo è quello piccolissimo. Che cos'è? Non posso dirtelo, ma spero proprio che ti capiti. Beh, oddio, se capita a me sarà un bel disastro mescolare tutto nella ciotola grande con questo. Oddio, spero proprio che non capiti a me. Quindi è una paletta, hai detto mescolare. No, volevo dire... È vero. Volevo dire fare. Allora, mettiamo uno qua e uno qua. Ok. Pesca. Tu non stai andando a pesca. Dai, quale scegli? Dove sta? Cos'è? Togli la benda. Normale! Ho visto questo qui minuto. Non... Aspetta, come faccio? Come fai a iniziare con quella? La ciotola. Vedi, era meglio se ti capitava piccolissimo. No, effettivamente questa volta sì, uffa, che sfortuna. Ma tu come fai a mescolare invece là dentro tutte? Non lo so come farò a mischiare. Ti sporcherai le dita, mi sa. Vieni, cucchiaino, sarà un disastro questa già.
challenge messo per divertente. Ce la faccio, dai, con la punta di questa ce la faccio. Secondo me sbrodolerai tutto lì. Anche secondo me. Non vedo l'ora di vederlo. Passiamo ora al terzo round. Pronti! Ma io mi sistemo il casco qui, no? Vado, eh? Na na na. Ok, allora aspetta che vi faccio vedere. Questo è l'ingrediente normale e questo è l'ingrediente piccolissimo. Ok, allora fatto? Sì. Ok, devo pescare. Devi pescare. Allora aspetta, quale scegli? Scelgo questo. Perché c'è così tanto silenzio? Adesso perché c'è così tanto silenzio? Ho fatto rumore. Piccolissimo! Ma io normale, uffa, se ti capitava normale, volevo proprio ridere, guarda. Che cos'è? Ma verde! Colorante verde! È andato però, vitale, non ci posso credere, la Mercedes come verde! E io ho il mini colorante! Che carino! Uffa. Che colore è? Rosa! Evviva! E io verde, uffa, non anche è giusto. Anche se dentro questa vabbè, insomma, speriamo di riuscirci. Ah, invece tutto questo colorante, questo è una cosa piccola. È vero. Metterò solo questo invece della colla. Tu sei più svantaggiato, perché come farai a mettere quel colorante in quella ciotola? Uffa, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Questo è il turno più importante, perché immagino, visto che non è ancora capitata, sicuramente sarà la colla. E questo era molto importante, perché se a me capita la colla piccola, forse posso riuscire a mescolarlo con il cucchiaino minuscolo. Se a te capita la colla grande, non lo so. Oh no! Quindi questo turno è super importante. Ma non è giusto, io già c'ho tutti gli ingredienti grandi. Allora abbiamo l'ingrediente normale, poi abbiamo l'ingrediente in miniatura. Wow! Vediamo un po' quale pescherà vitale. Perché ci sono tre fogli qua? Non lo so. Ci sono due normali e una piccolissima. Stavi cercando di imparare. No, giuro, me lo sono dimenticato lì dalla tua challenge. Certo. Alla del tuo turno, volevo dire. Bene, quello normale, per favore. No. Wow. È difficilissimo. Sei quello piccolissimo, non quello scegli normale. Così, eh. Oh, dove sta? Questi due sono? Sì. Apro! Sì! Almeno quindi tu hai la minicolla! Sì, effettivamente è più facile nella tua ciotola. La minicolla! E io invece ho la colla normale che è blu! Però si mischierà con il rosa, rosso, non lo so che colore uscirà. E ora vediamo se riusciamo innanzitutto a mescolare questo slime con le cose minuscole e grandi che abbiamo. Ok, inizio io a provare a fare il mio slime. Questa è la mia ciotola gigante. Che fortunata, poi la ciotola gigante. Vado a mettere la colla, però siccome ho un mini cucchiaino non ne metto troppa di colla, altrimenti... Ma è giusto, devi mettere la colla! Certo che la metto, ma non ne posso mettere troppa, altrimenti non riuscirò mai ad attivarla. Ma mi interessa, la devi mettere! Ecco qua, è già troppa sicuramente. Non è troppa quel quella! E secondo te io quanto la devo mettere qua dentro? Pochissima! Uffa, no, ne devi mettere di più, guarda, è lo stesso quantitativo che posso mettere nella mia ciotolina. Guarda che questo è molto di più di quanto ne metteresti tu. Uffa, non è giusto. Poi vado a mettere il mio colorante rosso, che però non ci sta molto bene con questo blu. Uscirà un bel colore. Uffa, mi macchierò tutte le mani. Ecco il mini cucchiaino. Ora devo provare a mescolare.
Non so come, ancora non mi sono macchiata tutte le mani. Oh, sta diventando una pappetta un po' strana. Bellissimo. Oh no, mi sono già macchiata tutte le mani. Beato te che hai la spatola grande. Uffa. Che bello. Riuscirò mai ad attivarlo? Sì, sicuramente, guarda. Andiamo a mettere l'attivatore. Ok, ho messo il bicarbonato e la soluzione per lenti. Spero che si attivi. Ma è molto faticoso girarlo con questo mini cucchiaino. Sto sporcando tutte le mani. Non lo so se si sta attivando, non riesco a capirlo. Sì, sta uscendo, dai, guarda. Insomma, e comunque quel cucchiaino è un po' complicato da usare. Mi sono sporcata tutta, guarda. Uffa. Però devo riuscirci, altrimenti perdo la challenge. Provo ad aggiungere un pochettino di bicarbonato. Mettiamo di qua. Che fortunata con questa ciotola grande, però. Però sono sfortunata con il cucchiaio. Come però io e questa mia piccola ciotolina. Si sta attivando, si sta attivando. Guarda, si sta tutto attaccando al cucchiaino. Che fortunata. Ormai il cucchiaino lascialo dentro come decorazione. È vero, buona idea questa. Si è attivato. Allora, è uscito il cucchiaino anche. È sopravvissuto. Facci vedere il cucchiaino. Proviamo a mescolarlo un po'. Ovviamente è piccolo piccolo. Alla fine, per fortuna, il colore è uscito un blu scuro. Non è diventato marrone, fortuna. Blu notte! Celeste con rosso è uscito un blu scuro. Ma prima di farvelo vedere meglio, vediamo come esce quello di Vitale. Se esce. Okay. Eccoci qua, siamo prontissimi. Vediamo un po' come farà Vitale con la mia mini ciotola. Ecco la colla, mettiamo subito la colla. Ok, vediamo. Uscirà? Si è incollato tutto! Oh, che carina! Oh, basta, ho troppa colla! Come troppa? È pochissima! E come faccio a girarla? Quello è il problema! Mettine ancora! Basta, oh, mettine ancora! Ha parlato quella che con la ciotola gigante non l'ha messa proprio! Ma io devo mischiare col cucchiaino! E io devo mischiare col cucchiaione! Ora devi stare molto attento a mettere il colorante. Attenzione! Sei stato bravo! Ho messo un goccio di colorante! Sei stato bravo perché non ti è caduto troppo colorante. Ma ascolta, non possiamo fare cambio. Invece di questa mi dai quella minuscola. Che... No! Solo per farvi capire la differenza, questo è quello con cui ha girato Anita, questa con cui lo devo girare io. Sporcare via cucchiaio! No! Giriamo! Piano! Ho detto piano! È impossibile! Devi tenerlo così! Sì. Non vuole sporcarsi le dita! Ah, che bello! Funziona! Che bel verde! Ecco la soluzione per lenti, attenzione perché ne devi mettere pochissimi. Posso avere anche il bicarbonato? Eccolo qua. Allora, mettiamo prima il bicarbonato. Si vede? Sì. Ok, abbiamo messo il bicarbonato. Oh, che carino! E poi mettiamo. Ups! È caduta un sacco! Vediamo se si attiva. Forse ci ho messo un po' troppo, troppo liquido. Devo aggiungere più colla. Secondo me. Anzi, non te lo dico. Ci vuole più bicarbonato. No, sta uscendo. Si stia attivando. Sì, sì. Incredibile, sei riuscito a mischiare con quella paletta. Con questo manone. Si sta attivando. Eh già. Il moto di Troia. No, questo è un po' lo slime di Natale. Natale sta arrivando. Ancora. Aiuto, si è accappottata la ciotola. La ciotola non si stacca dallo slime. Il più grande è lo slime della ciotola. Eccolo, mi si è incollata la dita. Aspetta, mettiamo un altro po' di soluzione per lenti che mi era caduta. Eccolo. Che brutto. Sembra una caccola. Paragoniamo i due slime. Sì. Ta-da! Ecco qua il mio slime. Ho lasciato anche il cucchiaino come decorazione, come ha suggerito Vitale. Ho fatto il mio, ho lasciato la ciotola come decorazione. Anzi, lo metto direttamente nella ciotola. Slime caccola contro slime cucchiaino.
cucchiaino. Votate chi vince, votate, votate. È stato super divertente questa challenge. Votate il vincitore nel sondaggio. Se volete altre slime challenge, lasciate un bel mi piace a questo video. Ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. E buona visione, ciao!